Ed eccola qui, la nuova Audi Q8. Dopo averla toccata con mano ad Ingolstadt, finalmente riesco a provarla, a metterci le mani per vedere come va su strada. Piattaforma MLB Evo, 3 metri di passo, 5 metri di lunghezza, anzi 4,98 metri. È una vettura molto imponente per quanto riguarda le dimensioni, si fa davvero notare, anche perché, pensate, è larga 2 metri, 70 mm in meno rispetto alla Q7, quindi è più corta e dà l'idea di essere decisamente più slanciata rispetto alla vettura, tra virgolette, dalla quale deriva. È un modello che mancava nella lineup Audi, perché un po' tutti i costruttori si stanno lanciando da diversi anni in questo segmento. Mi viene in mente ovviamente la BMW X6 e la Mercedes GLE Coupé. Come vedete, l'andamento del padiglione posteriore è molto discendente, appunto proprio per dare un'idea di sportività. Mi piace notare come le nervature frutto dello stampaggio a caldo delle lamiere siano molto evidenti, ma devo dire che sono finalmente utilizzate con un senso migliore rispetto al passato, danno una bella idea di stile, non sono lì solamente per dare un'idea invece della tecnologia con la quale sono costruite. Abituatevi a vedere questa zona frontale con questa calandra tridimensionale che tende ad emergere molto prominente, ha degli stelli orizzontali bruniti, e quelli verticali invece sono cromati, come cromato ovviamente il brand Audi. All'interno della calandra vengono integrati i radar di distanza, secondo me potrebbero essere integrati meglio da un punto di vista estetico. I fari sono full LED, vantano la tecnologia migliore del gruppo, ovviamente sono Matrix, ma a differenza del passato non hanno più un singolo elemento, ma ne hanno due. Questo per andare a separare le funzioni luminose, ma anche proprio per dare un look diverso, più imponente alla vettura. Mi piace questo taglio, lo vedete qui nella zona superiore, che va a dare un'idea di grande precisione e direi di grande lavoro da parte degli stilisti, che in particolar modo in questa versione hanno pensato a dei cerchi da 22 pollici gommati 285-40, peso molto importante, quasi 2200 kg frenato da pinza freno a 6 pistoncini. Questa ovviamente è l'S-Line, la versione più cattiva. Vi faccio vedere anche come è fatta dietro, dove trova posto un gruppo ottico a tutta ampiezza. Lo vedete, ovviamente i due proiettori sono separati, ma c'è questa fascia in materiale scuro che lega i due fari, ma soprattutto sono legati da questa sottile linea rossa che corre nella zona superiore ed attiva dei giochi di luce, che come al solito sono particolarmente interessanti per quanto riguarda i brand Audi. Ovviamente gruppo ottico anche qui full LED, direi da un punto di vista estetico sicuramente molto riuscito. Andiamo a vedere come è fatta anche sotto. Il fascione paracolpi integra un accenno di estrattore dell'aria, peccato per questi scarichi. Li vedete, hanno una bella tridimensionalità perché sono stati furbi a disegnarli, ma come vedete purtroppo è finto e questa cosa non ci piace. Per quanto riguarda invece la sfruttabilità della vettura, si apre il portellone in modalità ovviamente elettroattuata, 605 litri di bagagliaio con il frazionamento dei sedili 40-20-40. I sedili possono essere anche avanzati, c'è un optional che aumenta il bagagliaio di altri 75 litri per arrivare fino a 6,80. Si alza, si abbassa la coda per agevolare la capacità di carico, ma poi è possibile anche estrarre il, vedete adesso sta uscendo, è possibile estrarre il gancio traino proprio per andare ad attivare tra virgolette funzioni di utilizzo atipiche per vetture, almeno si pensa sempre atipiche per vetture di questo genere, ma in Germania in realtà lo usano molto, trainano cavalli, trainano barche, gommoni eccetera eccetera. Direi un accessorio roulotte, direi un accessorio molto utile soprattutto per il mercato tedesco. Andiamo a richiudere anche il portellone, vi faccio vedere come è fatta dentro. Il pannello porta è realizzato con grande cura, belli materiali, bella l'alcantara, mi piace anche il legno che gira attorno alla maniglia e anche attorno ai sedili, alla posizione di memoria del sedile. Pelle con cucitura tono su tono, bella anche la parte bassa, molto morbida il tatto. Direi che i materiali su questa vettura sono davvero eccellenti. Per quanto riguarda il sedile, mediamente sportivo nel look, ha la traforatura, quindi è ventilato ma anche riscaldato. Un'altra cosa che mi piace farvi notare è la presenza di un interno che ricorda molto quello della A8, quindi con il doppio display, quello sopra per quanto riguarda la parte digitale, quello sopra invece per quanto riguarda i servizi. A volte invece si incrociano, perché ad esempio nella navigazione, metti indirizzo, posso andare ad interagire con il navigatore, ad esempio sia con i comandi a tastiera, e questo è bello perché per ogni lettera che faccio ho anche una risposta touch da parte del display stesso, ma posso anche andare a scrivere l'indirizzo attraverso proprio una scrittura, come vedete, di tipo normale. Vicenza, la mia città, la vado a selezionare, la trova, la vado a selezionare, molto veloce anche ovviamente acquisisci indirizzo, molto veloce la navigazione, avvia e parte verso la mia
casa. Per quanto riguarda la vettura, ci sono tante funzionalità che secondo me sono veramente molto interessanti, tra cui anche questa. Guardate che bella, questa è veramente il parcheggio che ho qui fuori. Credo che in qualche modo si riescano anche a vedere le persone che abbiamo là nei lati. Vediamo se riusciamo a vederle, eccole lì in fondo, guardate, ci sono le due persone anche qui, le ritroviamo all'interno del sistema. Direi molto ben fatto, un cockpit sicuramente ben disegnato, con la zona superiore molto orizzontale a dare un'idea di larghezza, ma anche di forza, appunto integrandosi con una zona inferiore direi molto voluminosa e ben disegnata. Questo ricorda anche un po' l'esterno della vettura, e direi che anche i materiali, che in questo caso sono ben raccordati e anche ben pensati, perché nel momento in cui vado a spegnere tutto il motore, tutto il display, guardate, si integra tutto, andando a dare un'idea di grande uniformità che ovviamente ritroviamo anche qui nella zona centrale, con il portalattine, la leva del cambio e ovviamente la possibilità di andare a ricaricare in wireless sotto il pozzetto il nostro cellulare. 4 le porte USB, di cui 2 dietro. L'assenza della cornice avviene sia davanti ma anche dietro, eccolo qui, lo faccio vedere, guardate qui, dietro si sta seduti direi piuttosto comodi, con tanto spazio per le gambe, ma ovviamente anche la possibilità di andare ad attivare la climatizzazione quadrizona, lo vedete, con la possibilità di andare a scorrere per regolare la temperatura. Mi piace la presenza di questo tunnel centrale, che in realtà è alto, passa ovviamente sotto l'albero di trasmissione, ma è anche molto largo, e questo permette di poggiare i piedi. In più questa versione ha anche la possibilità di andare a regolare la posizione del sedile, acquisendo 75 litri di divano, ma anche più spazio per le gambe di chi siede dietro. Bello il tetto in vetro, ovviamente è anche apribile. Direi però che è arrivato il momento di scendere su strada con questa 50 TV per vedere come va. Andiamo! Eccoci al volante della Audi Q8, bellissima questa strada, c'è un po' anche disconnesso per terra, ma come vedete è tutta da guidare. Ci sono delle curve strette, c'è una forte pendenza, ci sono dei cambi di direzione molto veloci, e questo permette di mettere a dura prova una vettura come l'Audi Q8, che teoricamente solo qualche anno fa non sarebbe assolutamente nata per fare un percorso di questo genere. Oggi con questa tecnologia invece nasce anche per fare percorsi di questo genere, perché nonostante i 3 metri di passo, nonostante il tanto spazio a bordo, nonostante sia una vettura con caratteristiche pensate per essere ovviamente molto veloce in autostrada, una vettura di rappresentanza eccetera eccetera, molto spaziosa, è anche una vettura in grado di affrontare un percorso come questo in tutta scioltezza, con buona velocità e ovviamente con una dinamica di guida degna del brand Audi. Ma com'è possibile questa cosa? Beh, la piattaforma MLB Evo porta con sé molte tecnologie che permettono alla Q8 di essere veloce tra le curve e far sparire sostanzialmente quello che potrebbe essere uno dei difetti di questa vettura, ovvero, pensate, 3 metri di passo. Lo stesso della Lamborghini Urus, e il trucco utilizzato da Audi è sostanzialmente lo stesso della Lamborghini, ovvero quello di inserire le 4 ruote sterzanti che permettono alla vettura di avere l'asse posteriore che gira in controfase fino a 5 gradi fino a 60 km orari, e poi in fase, quindi le ruote posteriori girano esattamente come quelle anteriori, di 1,1 gradi fino a velocità ovviamente autostradali. Quindi è un asse posteriore che permette di accorciare il passo sostanzialmente, o di allungarlo addirittura nelle fasi autostradali, e questo appunto permette di avere una vettura molto stabile sul veloce, ma come vedete anche molto agile sullo stretto. È una piattaforma MLB che, vi dicevo, conosciamo già molto bene anche il motore V6 che pulsa qui sotto, 286 cavalli, 600 Nm di coppia massima, sono più che sufficienti per assicurare a questa Q8 tutta la spinta che serve. Guardate come sale, abbinato ovviamente questo motore ad un cambio ZF8, che chiamo il cambio dei miracoli, perché è un cambio che sa essere molto veloce, molto reattivo nella modalità dynamic, e molto dolce e molto confortevole appunto nelle modalità normal o comfort. Quindi sa adattarsi ai vari spiriti, alle varie tipologie di guida, sa essere un cambio che permette, grazie agli 8 rapporti, di sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche di erogazione di questo V6 3000 AV di 90 gradi che pulsa lì davanti. È un motore che è leggermente fuori dall'asse delle ruote anteriori, anche questo potrebbe essere un difetto in effetti di una dinamica di guida come quella di questa Q8. In realtà appunto grazie a soluzioni come le 4 ruote sterzanti, ma soprattutto gli ammortizzatori a controllo elettronico, tutto
tutta questa cosa viene compensata, e questo elemento che potrebbe essere un difetto può essere anche considerato come un pregio contestualmente al fatto che avete molto più spazio all'interno dell'abitacolo. E questa non è una cosa da poco, è un valore, un plus che ha da sempre Audi in tutte le vetture dotate di questa soluzione. Dietro si sta molto comodi e si ha anche molto bagagliaio. Direi che è una soluzione studiata per avere vetture che si possono godere tutti i giorni, ma allo stesso tempo, appunto, grazie a questi artifici, chiamiamoli così, elettronici, si riesce anche ad avere una vettura che è in grado di avere una guidabilità sicuramente in linea con quelle che sono le esigenze dei guidatori o comunque degli acquirenti di questo modello. Una Audi Q8 che ti fa stare bene anche all'interno, bella la strumentazione digitale, la conosciamo già molto bene, direi molto azzeccata anche la combinazione tra i due schermi. C'è Apple CarPlay, c'è Android Auto, in realtà si potrebbe anche fare a meno di questo sistema, perché è ottima l'integrazione comunque tra lo smartphone e la connessione presente all'interno del sistema, toglie, diciamo, la necessità di essere connessi in rete con lo smartphone, per cui si può attingere a vari servizi all'esterno attraverso la rete 3G all'interno del sistema, si può condividere wifi anche la connessione telefonica. La vettura tra l'altro conosce bene cosa avete davanti a voi, perché è collegata in rete a Car2X Audi, e appunto le altre vetture Audi comunicano a Car2X cosa c'è davanti, se c'è un incidente, se c'è un rallentamento, se c'è una scarsa aderenza fuori da una curva, e viene comunicato all'interno del display. Per cui è un'auto connessa, un'auto che è in grado di assicurare al proprio pilota anche tanta sicurezza, anche grazie ai controlli di distanza. Avete visto prima i due sensori che non sono integrati molto bene dal punto di vista estetico, ma servono lì davanti per andare a monitorare la distanza di sicurezza con il veicolo che precede. La telecamera poi vi tiene all'interno delle carreggiate, per cui è una vettura che direi è autoguidata di level 2, anzi è assolutamente di level 2, sta in linea, mantiene la distanza di sicurezza, frena autonomamente in caso di possibile impatto, controlla l'angolo cieco, insomma c'è davvero di tutto di più, ed in più ovviamente c'è una gestione dei fari molto sofisticata, Matrix, firma Audi, insomma da questo punto di vista direi che loro sono sicuramente molto avanti. Una Q8, direi per concludere, abbastanza in forma, ottimo l'abbinamento con questo motore V6 turbo diesel da 286 cavalli, volendo ci sarà anche il 231 cavalli con un po' meno coppia e ovviamente meno potenza, quello non pagherà super bollo, potrebbe essere una scelta carina anche quello, si chiamerà 45 TDI e poi arriverà il 55 TFSI, che sarà un V6 turbo benzina da 340 cavalli, un 3000 turbo. Secondo me quello potrebbe essere il motore giusto per questa Q8, se cercate non solo il fascino della vettura, comunque direi molto molto particolare, ma anche un motore in grado di assicurare delle performance davvero notevoli. Sono curioso di vedere anche cosa tireranno fuori dell'RS Q8, che mi risulta essere tra le corde di Audi Sport. Prova terminata, 78.450 euro il prezzo di listino della Audi Q8 in allestimento standard tra virgolette, 86.500 quello della variante Sport, una vettura che cambia molto dalla Q7 in termini di stile, più corta ma è anche più sportiva ovviamente nel look, cambia anche nel rapporto con la sua clientela, perché qui si va ad intercettare persone che cercano qualcosa in più anche in termini di stile. Molto coraggiosa nella zona posteriore, molto coraggiosa anche nella zona frontale, arriverà subito con il motore da 286 cavalli per il 231 e per turbo diesel e per il 55 TFSI che è il 340 cavalli 3000 turbo benzina, invece bisognerà aspettare ancora un po'. Una vettura che ovviamente si rivolge ad una clientela un po' speciale, non è una macchina assolutamente per tutti, è una macchina per chi cerca veramente quel guizzo in più rispetto al normale SUV, ovviamente full size premium. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. ciao. Per non farci mancare nulla abbiamo anche un percorsino off-road da fare, andiamo ad impostare la dinamica di guida, vediamo un attimo di beccarla, la dinamica di guida off-road, eccola qui. Allora, ci sono diverse dinamiche di guida off-road, road efficiency, comfort, auto, direi ovviamente andare a posizionarla in off-road, eccola qui. La vettura si alza di 50 mm ovviamente davanti e dietro, raggiungendo un'altezza considerevole, 25 cm da terra, che ci permettono di fare questo percorso. Andiamo avanti, ovviamente togliamo il parking e andiamo a fare il nostro percorsino, che dovrebbe essere qualcosa di abbastanza semplice in teoria.
Anche se poi vedo che ultimamente si fidano abbastanza a far fare dei percorsi anche estremi a queste vetture che hanno delle ruote da 22 pollici, sono molto pesanti perché pesano 2100-2150 kg, ma allo stesso tempo appunto hanno delle ruote che non sono certamente né invernali e soprattutto hanno un diametro pazzesco e soprattutto hanno una spalla anche molto alta, quindi hanno un rotolamento notevole. Sto sfruttando l'Hill Descent System, la vettura scende autonomamente in discesa, frena singolarmente le ruote, fa qualcosa che voi non potreste fare agendo sul normale pedale del freno. Anche in questo caso ovviamente i puristi storgono un po' il naso, anche se qualcuno mi ha detto che viene usato anche in ambienti professionali, però vi permette di viaggiare in tutta sicurezza, soprattutto in una fase molto difficile come quella della discesa, anche con una vettura così imponente come la Q8. Qui abbiamo, non dico un twist, ma comunque secondo me è più difficile da fare in salita che in discesa. Qui abbiamo un'inclinazione direi non ampissima, ma comunque abbiamo una bella inclinazione, soprattutto su due fondi diversi. Proseguiamo, andiamo avanti sulla nostra stradina. Devo dire che non dico che è confortevole anche in off-road, ma comunque tutta questa escursione delle sospensioni e gli ammortizzatori ad aria permettono veramente delle cose spettacolari a queste vetture. Si fanno delle cose assolutamente pazzesche. Chiaro, se fosse il mio Q8 io una cosa del genere non la farei mai, però visto che è considerato che ci dicono di farlo, noi lo facciamo. Del resto, se vi trovate in una situazione del genere, magari in campagna, magari comunque in situazioni, siete in Sardegna, che ne so, vi cacciate dentro un bosco eccetera eccetera, comunque potete uscirne abbastanza tranquillamente. Una delle cose che si possono fare con questa vettura è quella di avere la visione davanti, eccola qui, ve la faccio vedere la visione davanti. Il cofano è molto lungo e questa è una cosa che è utile soprattutto in discesa, soprattutto in salita, perché il cofano appunto è molto lungo e non vi permette di vedere bene davanti, quindi posso sfruttare veramente la visione molto ampia tra l'altro di questa telecamera proprio per avere il massimo della visibilità. Volendo si potrebbe anche levare il beep beep dei sensori di parcheggio, però non li levo perché non voglio togliermi la telecamera, altrimenti poi ci mettiamo troppo. Qui abbiamo una bella pendenza da affrontare, anche qui poco grip con le ruote da 22 estive, però come vedete va su direi abbastanza tranquillamente. Ovviamente il terreno è molto secco, non piove da giorni qui e si riesce a sfruttare anche questa cosa. Chiaro che se fosse bagnato la situazione sarebbe ovviamente diversa, ma comunque è sempre impressionante pensare come queste vetture così pesanti e così ingombranti riescono a fare cose di questo genere in off-road. Saliamo, raggiungiamo il nostro pseudo twist, eccolo qui. Cerchiamo di agganciarla, di beccarla, quello qui lo agganciamo con la ruota anteriore. Adesso abbiamo una ruota sollevata, quella posteriore sinistra, sento che gira a vuoto, eccolo qui, però comunque la macchina continua a fare strada. Adesso cerco una situazione abbastanza difficile, ho la ruota anteriore alzata, come vedete, cerco di dare un po' di gas, la vettura si muove, scende. Eravamo veramente in twist, come vedete, eccolo qui, si è mossa e ci ha fatto uscire da questa situazione. Beh ragazzi, tanta roba! Direi una Q8 che nasce sicuramente per un impiego decisamente più stradale rispetto a questo, ma comunque se vi ritrovate in una situazione del genere la potete anche affrontare. Occhio però al paraurti.